Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale Lingue, Luoghi, Persone. Oggi ci troviamo nella meravigliosa città di New York. Non è vero, ci troviamo a Mosca, come avviene da molti, molti anni. Raccontiamo da Mosca, non so dove mettere questo coso. Il mese adesso è dicembre. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, raccontatemi qualcosa, ditemi che cosa vi piacerebbe che vi raccontassi. Ci troviamo ancora a Mosca. È il mese di dicembre, è in corso una guerra da febbraio. Ho detto guerra? Ieri siamo andati, io e Anton. Siamo andati a fare compere in un grande magazzino che si chiama Famiglia, che è un negozio che vende cose di stoccaggio, se in italiano si dice così, perché mi sto dimenticando l'italiano. E vabbè, siamo andati a comprare vestiti, però Famiglia, oltre ad avere vestiti di altre stagioni o rimanenze di magazzino, ha anche oggetti per la casa e ha un piccolo angolo di alimentari, dove abbiamo trovato stranamente un caffè che poi abbiamo scoperto essere di una marca italiana, che si chiama Tazza Nera ed è Premium Italian Sparkling Espresso. Espresso. E la cosa interessante è che abbiamo fatto una ricerca ed è prodotto in Italia, ma dietro gli ingredienti sono scritti soltanto in kazako e in russo. E niente, perché facciamo questo video? Perché tra le varie cose spesso mi domandano che cosa si trova ancora in Russia, che cosa non si trova. La verità è che si trova un po' di tutto, si trovano anche delle cose un po' strane, non molto necessarie. Questo caffè è prodotto in provincia di Cosenza, che sarebbe in che regione italiana? In Calabria. In Calabria? Facciamo che Cosenza è in Calabria. Beh, se seguite anche il mio Instagram, a un certo punto nelle stories l'ho raccontato, la Coca-Cola in questo momento, se è proprio Coca-Cola e non Kul-Cola, quella che sta in Russia, viene dal Kazakistan e dall'Iran. Ecco, vedete, questo bene, non di prima necessità, che nemmeno io come italiana andrei a cercare per comprarmelo, perché cioè, io cerco il caffè per fare il caffè nella macchinetta massimo, mica cerco il caffè frizzante. Costa 80 rubli. Con il cambio corrente, visto che il rublo è di nuovo caduto, e quindi adesso vale circa 75, cioè un euro vale circa 75 rubli. Comunque, cioè tipo poco più di un euro. Lo proviamo? È come Coca-Cola, però al gusto di espresso. Sound of pee-pee. Ladna, basta. Ladna, basta. Questo, cioè, passiamo da una lingua all'altra così, come se niente fosse. Ecco come vedete fa la schiumetta. Una bella schiumetta, è una via di mezzo fra la schiuma della Coca-Cola e la schiuma del caffè con la schiuma, quello che si fa in casa. Vabbè, è una cosa, come dicevo, che sa di Coca-Cola, come se fosse una Coca-Cola al gusto di espresso, zuccherato. Però, boh, cioè io non so perché uno dovrebbe voler bere una cosa del genere. Non è meglio che uno si fa un cappuccino, un double espresso. Un double espresso. Un momento, voglio leggervi gli ingredienti. Allora, vi ci va da acqua potabile, perché poteva pure essere non potabile. Жареные молотые кофе, caffè, come si dice? Caffè tostato.
sacher, zucchero, cresicil, colorante, vabbè, non vi leggo quale perché boh. Пищевая ценность на 100 мл среднее значение. I nutrienti che contiene, come cavolo si dice. E apporto nutritivo, boh. Proteine 0 grammi, ma va. Grassi 0. Vabbè, e come potete immaginare sono tutti quanti carboidrati. Cioè, allora, questa è una considerazione comune mia e della persona che sta girando questo video. Non è una bevanda che vi consigliamo se si trova in Italia, perché io in Italia non l'ho mai vista, però ci manco da un po', quindi magari c'è. Ma non credo che in Italia questa è una bevanda che possa interessare, quindi in generale non ve la consigliamo. Per me è meglio il caffè, cioè, normale. Però magari fateci sapere se è una cosa che voi berreste e mi raccomando, scrivete nei commenti le vostre domande, le vostre richieste, che cosa vi piacerebbe che io vi raccontassi della Russia in questo momento, se è possibile lo faremo e iscrivetevi al canale. Se vivete a Cosenza, diteci se avete visto qualcosa del genere. Cin cin. Ha ha ha.